condoglianza per Vito, operaio di cassa integrazione dal 2011, che ha scelto nonostante le patologie che ha, di entrare nel sciopero della fame. Qui il sole è cocente, lasciamogli un po' d'aria, Bernardo, lasciare lavorare il personale sanitario, lasciamoli ovviamente qui di quinta, diciamo. Si è sentito male, lui ha uno forte stato di ansia, sta sudando molto, ma ha deciso, ha detto che lui accetta la visita, ma la forma di protezione che comunque andrà avanti. Vediamo che sono arrivati tantissimi suoi colleghi, perché qui non si è capito quello che è stato detto in studio, è stato detto prima, c'è stato del grande brusio sul fatto che non si arrivi a uno sblocco degli stipendi, poi non prendono la cassa integrazione dal 20 di aprile e sembra che si possa arrivare addirittura ad averla a dicembre il resto. Mentre lasciamo lavorare il personale sanitario, Roberto Mantisimone della FIOM, vieni un attimo, lasciamo lavorare i sanitari. Senti. Andiamo ai parametri, se decidi se rimanere oppure venire, ok? No, assolutamente. Va bene. Ormai già la decisione l'ho presa. Addirittura quello che dovrebbe andare a rinnovo, ancora non è stato approvato l'emendamento, che voglio ricordare, quello si può fare addirittura subito, anche perché ha una corsia preferenziale, siamo in area di crisi complessa, pertanto ci sono risorse e la procedura è stata avviata, perciò domani, se il Parlamento dovesse decidere, può farlo tranquillamente, rinnovare la cassa per i prossimi 6 mesi. Ma qui il vero tema è il lavoro di questi 700 lavoratori e che si fia di Budecco e 300 all'indotto. Noi chiediamo che dopo 8 anni di crisi, dove i lavoratori sono stati le vittime di una mancata reindustrializzazione e di un accordo del governo precedente assieme a FCA, che ha creato questo mostro sulle spalle dei lavoratori. Ecco, noi chiediamo lo sblocco degli ammortizzatori, ma chiediamo una risposta per il lavoro, perché la gente ha bisogno di lavoro. Nel frattempo ci informano che Vito lo portano per accertamento all'ospedale qui a Termini Imerese. Nel frattempo si può accorciare questa distanza che dicevate voi del paese reale e quello che succede nelle stanze.